buonasera a tutti, grazie dell'invito, e per me è sempre un piacere. Tra l'altro sono stato qui giusto davanti a questo bellissimo castello in occasione dell'evento Rosso Barbera, dove tutte queste espressioni delle nostre aziende del territorio, perché queste aziende vitivinicole che in quel momento avevano voluto creare questa manifestazione molto piacevole, gradita, e che voleva dare un segnale di presenza, oggi sono qui raggruppati in un'associazione, quindi hanno fatto un passo avanti per poter regolarizzare la loro posizione e potersi mettere a disposizione del territorio, ma anche delle istituzioni, proprio perché è logico che con un'associazione si può anche guardare avanti e portare anche dei progetti e poter essere quindi presenti anche in iniziative importanti. Non posso chiudere questa serata senza ringraziare ancora una volta il presidente del Consorzio del Barbera e la Regione Piemonte, l'assessore Protopapa, che ci sono stati vicini, hanno lavorato con noi. Noi abbiamo lavorato sul territorio, ma abbiamo avuto l'input da loro, diciamo, di creare questa sinergia. Ci siamo riusciti, adesso si tratterà, siamo solo all'inizio, c'è molto lavoro da fare, ma noi siamo pronti. L'idea dei produttori di mettersi assieme è già un passo importante. Consideriamo che noi viviamo e siamo in Piemonte, dove il campanilismo è fortemente radicato. Il fatto che tanti produttori si mettono assieme per dire vogliamo fare e percorrere la strada verso quello che poi è fondamentalmente la valorizzazione del loro prodotto, quindi affrontare assieme i mercati, le sfide, io penso che sia una delle notizie più belle che il nostro mondo, il mondo del vino, parlo, ma il mondo agricolo in genere, possa in questo momento difficile da cui stiamo piano piano uscendo poteva aspettarsi. Quindi io auguro veramente un buon lavoro e il consorzio farà la sua parte, nel senso che starà vicino all'associazione dei produttori di Costigliole come a tante altre associazioni che sono sparse sul territorio astigiano e monferrino, e tanti auguri.